ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel Pax e oggi siamo qui con una nuova puntata di Pixel in Cucina. Oggi con me abbiamo mia cugina. Ciao. Io non so cucinare pari a lui, quindi. Non è vero, lei è molto più brava, infatti questa ricetta l'ha pensata lei. Prima di iniziare vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link per l'affiliazione Amazon, tutti i link di supporto per supportare il canale sempre con Amazon, quindi se acquistate qualcosa da questi link supportate il canale, voi non costa nulla di più ma io prendo una piccolissima parte da Amazon, c'è anche il link per Ko-fi e tutti i link per i miei social. Detto questo, dietro la sigla! Allora, oggi andiamo a preparare i gamberoni in camicia o gamberoni con la pancetta, quindi ci serviranno dei gamberoni, possibilmente abbastanza grandicelli. Noi abbiamo trovato questi che sono surgelati, ovviamente non sempre si trovano freschi. La pancetta, normalissima pancetta affettata, che dopo servirà per preparare una camicetta per i gamberoni. Aceto balsamico per cuocere, noi abbiamo usato la glassa di aceto balsamico perché è leggermente più dolcina. L'arancia invece servirà per l'insalata di contorno, che è fatta con viole cornute, lattughino e altri vari tipi di insalata così. Le viole cornute sono commestibili, per chi non lo sapesse, quindi non ci avveleneremo, non moriremo fra atroci spasmi. E quindi adesso cominciamo a procedere con la parte più schifosa, pulire i gamberoni. Prima di iniziare, grembiule! Wow, mica male! Anche io devo imparare a farlo. Prima strappiamo, come sto facendo, le zampette. Jigsaw apprezzerà. Poi apriamo semplicemente il carapace. Okay. Lasceremo la testa e la coda, più che altro per fini estetici, perché dopo servirà per la presentazione del piatto. Quindi togliamo la parte del carapace. Attenzione a non staccare la carne sempre dalla testa. Ok, quindi praticamente togliamo tutto il guscio in tutto il corpo tranne la testolina e la codina. Ok, a questo punto dobbiamo pulirlo. Ok, quindi togliamo l'interiore. Esatto, facciamo un taglietto lungo la spina, quella che dovrebbe essere la spina dorsale, che ovviamente i gamberi non hanno. Questa lineetta scura che si vede al centro, questa parte qui è l'intestino che noi non vogliamo mangiare, anche perché i gamberetti sono comunque animali abbastanza filtratori. E qui c'è cacca. Esatto. Lo tiriamo via, e viene via una volta sola. A questo punto basterà dare una sciacquata sotto l'acqua, giusto per essere sicuri di rimuovere proprio completamente tutto, e il nostro gamberone è pronto per essere vestito. Non l'abbiamo specificato all'inizio ricetta, ma visto che in questa preparazione si utilizzano comunque coltelli e robe affilate, se siete piccoli fatevi aiutare da un adulto. E inoltre, se vi dimenticate di dirvi che se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate qua sotto in descrizione. Pollice in alto! Che in descrizione, scusate? Niente in descrizione leggete e usate i link, ciao! Ok, abbiamo pulito tutti i gamberi e adesso li dobbiamo avvolgere con la pancetta, giusto? Esatto, gli facciamo una bella camicetta. Quindi apriamo leggermente la fettina, prendiamo il gamberetto e la avvolgiamo. Ecco fatto, finito. Accendiamo il fuoco. Voilà. Il fuoco? Non esagerato, mezza fiamma. Ok, quindi fuoco medio e li mettiamo in padella. Stavo montando il video e mi sono accorto che ho completamente dimenticato di fare la conclusione. Evidentemente avevo fame o qualcosa del genere. In ogni caso, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ricorda di lasciare un bel like, iscriverti al canale e commentare. Qua sotto in descrizione trovi il link per Ko-fi, affiliazione Amazon, il link di supporto a Amazon. Ricordo che a voi non costa nulla di più, ma se comprate qualcosa da questi link qua, a me arriva una piccolissima parte da Amazon che mi aiuta a supportare un 8 megapixel. Inoltre trovi il link per tutti i miei social e ti invito soprattutto a seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che faccio. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!